squadra senza età. Siamo tornati per questa 21ª puntata di Squadre rispolverate. Lo sai, mi avevano chiamato, dice, ma non si sente più. No, senti, ci sentono sempre. Sì, ma insomma. Ma perché poi ci stanno tutti impegni. Diciamo tornare a organizzare. Allora, bravo. Oggi una puntata particolare. Non mi dissocio perché non posso dissociarmi. Però so già che pioveranno poi critiche. Ma come vi siete permessi? E ma perché? Però era giusto farla. Io ora lascio la parola al mio qui presente coinquilino che vi illustrerà di cosa oggi andiamo a trattare. Basta, prego. Allora, oggi si torna in Italia. Si parlerà della squadra, diciamo, più importante d'Italia. Quella ha vinto più il Milan a livello fuori dall'Italia, sì, ma in Italia la Juve. Bella squadra, simpatica. No, simpatica, insomma. Diciamo che la Juve è quella più titolata e oggi parliamo proprio della Juve. Vabbè, ben bene. Come spesso capita nelle nostre trasmissioni, andiamo a cercare le cose positive, ma spesso e volentieri anche... Perché bisogna mettere il dito... nella piaga. Ecco. Oggi parliamo... praticamente dell'avventura della Juventus nelle vecchia Coppa Campioni e nuova Champions League. Ah, yeah. Detiene un record particolare. Diciamo, ha disputato 9 finali e l'ha perse purtroppo per loro 7. E tutt'oggi è il record di sconfitte in finale di Coppa Campioni. 7? 7. Potrebbe perdere anche 8. Ma a 7. Va bene. Allora, inizia la storia della Juventus con le finali di Coppa Campioni nel 1973. Ci sera di già. A Belgrado incontrano la squadra, diciamo, forse più forte d'Europa. È quella epoca lì, sì. Sia l'Ajax che la nazionale olandese dettava legge, anche se poi l'Olanda non ha vinto i mondiali, però andava 2 volte in finale. C'è andata vicina. Diciamo sì, un po'. E l'Ajax era il blocco della nazionale. Il blocco della nazionale, fra cui c'era Cruyff e Rep. Risultato 1-0. Io boh, davvero? Subito inizio partita, un lancio in aria, Rep di testa. E salta più in alto del vecchio Longobucco, te lo ricordi Longobucco? Ci ho fatto il militare insieme. Vedi? E la palla... Vango. E questa è la prima sconfitta. Vabbè, però, diciamo, ha vinto lo sport comunque. Ha vinto lo sport e diciamo che l'Ajax, in effetti, era una squadra superiore. 10 anni dopo avrebbe l'occasione di rifarsi, oltretutto parte da grande favorita. Si va a Atene 1983 contro l'Amburgo. Praticamente l'Amburgo, a parte 2 o 3 giocatori, fra lui Magath, Kals e Rubens. La Juve era più forte. Molto più forte. C'era, cioè voglio dire, Tardelli, Bettega, Platini, Bonic, Zoffi. Basta, Scurea. Vedi tutti questi nomi. Teniamo... Inizio partita, grande bordata da fuori aria di Magath, dopo poco, insomma. 1-0 e da lì borda. La partita praticamente si gioca a una porta sola, però la Juve non riesce a venire a capo e quindi vince. E quindi vince l'Amburgo 1-0. Vabbè, anche in questo caso ha vinto lo sport. Ha vinto lo sport. Perché lo sport vince sempre. Il sport vince e sono due. E sono due. Arriva a 7. Vabbè. Nel 1997. Altra finale, si va a Monaco. Io mi sono sposato nel 93. Ecco, pensati, allora... Si va a Monaco di Baviera. La finale vede la Juve per la seconda volta favorita, grande favorita, contro il Borussia Dortmund. Bella maglia c'aveva il Borussia. Borussia Dortmund parte, come detto, sfavorito, però, diciamo, anche in questo caso, tra l'altro mi sembra
Del Piero partì in panchina un Non lo po'. so, io le Mi partite sembra della di Juve sì. le ho tutte resettate, meno una. Doppietta di Reed e Riddle, Riddle, ex Riddle. Cerchiamo di laziale. fare Riddle, Bravo, Riddle, Riddle. Riddle, Riddle, ecco. Poi, se non mi sbaglio, segna proprio Del Piero il 2-1 che riaccende un po' l'anime della partita. Poi arriva il 3-1 di tale Lars Eriksen. Riche, E qui, e per finisce. l'ennesima volta, la Juve viene sconfitta 3-1 dal Borussia Dortmund. Vabbè, però in questo caso Ha ha vinto vinto lo lo sport. sport, dai, diciamo. L'anno dopo ha subito l'occasione di rifarsi, perché nuovamente in finale la E Juve, dice, ho perso questa, per forse non ci questa ci si provo, prova. giustamente. Dove si va? Si va in Olanda, a Amsterdam. La partita è contro il Real Madrid. Diciamo, questa è una partita molto equilibrata, fra l'altro anche sul gol sembra fuori gioco, sembra, è fuori Ma gioco, non c'è il VAR. non c'è il VAR purtroppo. Gol di Mijatovic e anche questa partita finisce 1-0. 1-0. E vabbè, che in questo caso ha vinto lo sport, dai, Vinto lo diciamo, lo sport, sport vince sempre. forte vince sempre. Vabbè. Bisogna aspettare il ritorno di Lippi, perché Sì. a Amsterdam c'era Lippi in panchina, fu andò via, ritorna Lippi e si ritorna in finale. Manchester 2003, come mai Ricordo, c'è il petto non fuori? ricordo. No, davvero, questa partita non la ricordo, l'ho resettata. È praticamente il primo e l'unico derby in una finale italiano. Si trovano di fronte Milan e Juve, diciamo partita equilibrata, le forze insomma. Se c'era Medved. Bravo, stavo per dirlo, grave assenza nella Juve di CEO Ci Nedved, manca nulla dopo sta puntata allora. e da lì infatti ci fu, se c'era Nedved Ma c'un c'era e non quindi c'era. com'è finita? Comunque pareggio del 0-0 nei tempi regolari e l'ultimo rigore praticamente della serie dette la vittoria al Milan, Shevchenko che supera spiazza Buffon E vince il Milan. e vince il Milan. Oltre allo sport che comunque due Se, italiane in finale è sempre bello. certo. L'emozione mi fa mancare la voce, vabbè che Si sta così. ritorna in Germania, dai. Buona, vai. Si ritorna in Germania dopo Monaco, evidentemente non porta Non bene. porta bene. Si va a Berlino 2015. Di fronte c'è il Barcellona, stellare, Suarez, Messi. Quella era forte davvero. Quella era forte davvero. E la Juve parte sfavorita. Però uno quando parte Uno sfavorito, parte sfavorito, però perde uguale. voglio dire, perde uguale, però in questo caso Ci andava il vicino. Barcellona soffrì parecchio la presenza fisica della E Juve. infatti la partita è finita. 3-1 per Barcellona, gol di Vabbè, Rakitic, pareggio di Morata, mi sembra, chi era? Hanno perso non quasi. mi ricordo, Suarez 2-1 e a tempo praticamente scaduto il 3-1 di Neymar Beh, di Neymar è che sempre un giocatore simpatico, c'è una mosca, vedi, una mosca va verso le merde, noi siamo delle merde oggi perché si sta aprendo una ferita non rimarginata, si sta proprio facendo sanguinare comunque, ultima vabbè. Aspetta, non finale, si è detto, ha vinto lo sport anche con l'occasione certo, 3-1 per Barcellona, ha vinto lo sport. Altra finale a Cardiff 2017. Anche qui parte favorita perché di fronte c'ha il grande Real Madrid di di Ronaldo. Ronaldo e tutta praticamente la nazionale, parecchia nazionale spagnola. Anche in questo caso la Juve inizialmente tiene botta, va in vantaggio Real, poi pareggia subito Mandzukic, mi Sì, sembra, bene, ma che bel che gol fece un bel fece. gol. Poi si scatenano le furie che in quella occasione giocarono, mi sembra, con la maglietta viola. Viola, Viola, E mi vabbè, ma ricorda, fu un fu un caso. caso. Ma la partita finì? 4-1 Real e fu Madrid. l'ultima Finale finale persa dalla Juve, da lì poi non c'è più e vinta stato. dallo sport. Ora c'è da dire che l'ha vinta anche 22, due. bravo, Ora, nell'85 con Liverpool. nell'85 nel Liverpool, ma La partita è quella, no, non si quella commenta partita un po' nemmeno. particolare perché ci fu la strage dell'Eze Bellezza, sì. con E tanti morti quella del e quella 94, a mi Roma sembra, o nel del 96, 90, 95-96 sì, contro l'Ajax a contro rigore. l'Ajax fu una rivincita, vinsero a rigori.
E questo è. niente. No, hai fatto una bella panoramica di, cioè, saranno contenti i tifosi della Juve, ragazzi. Noi siamo qui per documentare, Noi siamo poi siamo invece per super documentare, parte, d'altra parte è un cioè, record, non ma vanno detti. Allora, io passerei Vai. all'RF. Partiamo da cosa? La Passiamo Juve. dalla Juve, naturalmente, alla nostra sinistra, 34. La prima che ha battuto la Juve in ordine cronologico, Ajax, 56. Poi Amburgo 210, Bellissima la maglia di bella, Hamburgo, bella bella. davvero. Borussia Dortmund, Ref 6, Real Madrid, Ref 21, questa ci sarà per due finali, quindi. A Manchester c'è il Milan con la Ref 57. E da ultimo manca il Barcellona, che sarebbe la penultima. Finale giocata, Ref 19, naturalmente sempre dal catalogo Ah, old, sì, sempre. HV old subbuteo. Ora Andrea, Ora io chiuderei perché vada so già no, lì. io voglio Sento già dire, come vaffanculo, no, stronzi, ma come vabbè, permettete di parlare? Ragazzi, è un record. ma Noi si ti mette in evidenza i record positivi e quelli c'è negativi. scritto qui sotto. Maremma subbuteo chiocciolalibero.it. Nostra mail, No, mandateci a se ne fanculo anche Sì, tramite me, perché tanto così tanto, si piglia anche a me si lui. fa come Ani, ci si scrolla un Però pochino. seguiteci, continuate a seguirci perché noi si Certo. torna sempre a periodi e periodi e periodi Sì, e periodi. Noi ogni tanto. siamo qua. Noi Vai, siamo qua. saluta Sì, un e saluto da Marco e Andrea. E sempre siamo con voi, sempre con voi. con amore e con rispetto. E E anche con presa di diamo. culo, dai, si piglia Sì, per il culo, ma dai, prendetela si fa così. il Siamo risato. toscani, siamo mica E del diamo, coso. certo, e diamo appuntamento Alla alla prossima prossima puntata. puntata di Squadre Rispolverate. Sconsiderate. È un inno che la forza ci dà.